Nella battaglia per la gestione del porto turistico di Lacquameno, negli ultimi tempi il comune aveva segnato due punti a suo favore nel braccio di ferro con la marina di Capitello Scarl e il suo amministratore unico Giuseppe Perrella. Da prima il sequestro dell'approdo disposto dalla Procura della Repubblica di Napoli, poi la decisione del riesame che aveva confermato il sequestro stesso, respingendo il ricorso presentato proprio da Perrella. Adesso sono arrivate anche le motivazioni di quel diniego che confermano una volta di più la bontà dell'operato dei difensori dell'ente del fungo, gli avvocati Bruno Molinaro e Giovan Battista Vignola. Nell'ordinanza firmata dalla dottoressa Paolo Russo, infatti, arrivano ulteriori stoccate per Perrella e viene confermata in toto e indubitabilmente la linea da sempre sostenuta dall'amministrazione guidata dal sindaco Giacomo Pascale. In particolare, i giudici sottolineano come la proroga invocata dal Perrella, tra l'altro, non avesse motivo di esistere, poiché alla data in vigore della normativa incriminata ed indicata, ossia il 27 agosto 2022, la concessione non era più in essere, essendo scaduta il 29 giugno dello stesso anno. Un concetto, questo, che nell'ordinanza i giudici rafforzano in più circostanze, avvalorando una volta di più la giustezza della linea del Comune del Fungo.